Buon pomeriggio, ultimo tentativo. Quest'oggi per qualche motivo la rete non regge e proviamo adesso con il 4G e che Dio ce la mandi buona, o almeno la tecnologia ce la mandi buona. Innanzitutto benvenuti, siamo parecchio in ritardo, 15:38, speriamo che appunto la linea tenga. Dicevo, ho detto più volte nei tentativi abortiti di questa diretta che purtroppo domani non potrò essere online perché la giornata parlamentare sarà molto piena. È una giornata nella quale ci saranno alcune votazioni in aula, tra cui la votazione per costituire la commissione antimafia. La commissione parlamentare antimafia, come sapete, viene costituita ogni legislatura. E poi a fine giornata di aula il ministro Moavero Milanesi dovrebbe incontrare le commissioni esteri riunite di Camera e Senato per relazionare sugli esiti dell'ultimo Consiglio europeo. Quindi probabilmente sarò in aula dal primo pomeriggio, una volta rientrato a Roma, fino a tardi, praticamente fino a ora di cena, quindi probabilmente per domani non ce n'è per la nostra diretta, ma sicuramente ci rivedremo dopodomani. Tenete gli occhi aperti su Facebook, vi segnalerò a quale orario ci vedremo. Come al solito vi chiedo di condividere, pigiando sulla freccetta qui sotto in modo tale da invitare più persone alla nostra diretta e evidentemente se poi state guardando questo video non in diretta ma più tardi, ricordo che resta sia sul mio blog ivanscalfarotto.it che sulla pagina Facebook che anche su YouTube per chi appunto non riuscisse a vedermi in diretta e volesse vedermi più tardi. Pare che la linea tenga, incrociamo le dita. Di che cosa volevo parlarvi oggi? Ancora qualcosa sull'assemblea del PD di sabato. Come sapete, ne ho parlato ieri diffusamente. Per chi non avesse avuto occasione, trovate il video della diretta di ieri per un commento più ampio. Io quest'oggi ho ancora una volta letto i giornali. Mi dispiace dire che, come dire, il riassunto delle nostre assemblee sia sempre fatto, diciamo, nel modo più semplice, calcando molto la mano sulle individualità, sulle battute, estrapolando frasi da contesti molto, molto più ampi, per cui poi alla fine si parla, dell'algida sobrietà pronunciata da Renzi o dei parioli pronunciati da Orlando e non si guarda a quello che è il contenuto, cioè che il partito ha bisogno, secondo me, quanto prima di un congresso, che comunque il congresso è stato fissato per diciamo una fase anteriore alle elezioni europee, quindi avremo modo finalmente di discutere di questioni legate alla linea politica e anche poi, ovviamente, delle individualità che saranno scelte per guidare il partito, ma quello che mi sembra più importante in questo momento è soprattutto mettere a confronto quelle che sono le posizioni, che sono legittimamente diverse tra chi porta avanti una linea molto più simile, diciamo più simile a quella che hanno portato avanti i governi Renzi e Gentiloni e chi invece come dire, propone una svolta, una virata verso una sinistra più tradizionale, un modello di società più diviso nel quale c'è questo contro quello, per cui i giovani contro gli anziani, i rider contro gli amministratori delegati, una visione, diciamo, divisa della società che a me non convince. Io sono dell'opinione che o il paese cresce tutto insieme, quindi noi riusciamo a produrre più prosperità, ovviamente, da redistribuire in modo equo, tra tutti i nostri concittadini, l'idea che ci sia da un lato il capitale e dall'altro il lavoro, per cui c'è il padrone che spreme i dipendenti che sono sfruttati, a me pare una visione di un altro secolo. Credo che oggi, come oggi, non ci sia miglior welfare per le persone che lavorano di lavorare per un'azienda sana e non c'è un'azienda che fa un migliore affare dell'azienda che investe sul proprio capitale umano. Io penso che siamo legati da un destino che non è inscindibile e o questo paese cresce, riesce e quindi investiamo sulla crescita, ma se invece guardiamo al paese come una mela divisa in due, per cui c'è una parte contro l'altra e il nostro partito deve prendere una posizione a favore di qualcuno e contro qualcun altro, io non penso che ne verremmo fuori. Questa è la mia posizione, questo è quello in cui credo e queste sono le idee che sosterrò durante il congresso. Però bene che il congresso si faccia presto, perché altrimenti l'idea è che noi veniamo un po' da Marte, no? Ieri sentendo parlare Boccia a Orlando, mi sembrava di sentire persone che non hanno partecipato a congressi precedenti. Io la linea di Orlando la conosco, la rispetto, però mi permetto anche di ricordargli che nel 2017 lui è stato uno dei candidati alla segreteria del partito e quelle idee hanno preso il 20% dei nostri elettori. Sono state sconfitte anche nella fase precedente, quella in cui votano gli iscritti. Per cui, come dire,
Le cose che abbiamo fatto in questi anni non è che sono cadute dal cielo, non è che, diciamo, Renzi e la sua segreteria hanno portato avanti una linea politica a seguito dell'usurpazione del potere legittimo. Hanno fatto un congresso nel 2013-2017, la piattaforma ideale e programmatica di Renzi è stata votata, ha vinto e quella doveva essere la linea del partito. Quello che registro invece è che in questi anni, un secondo dopo il congresso, poi chi il congresso l'aveva perso ha sparato a palle incatenate e diciamo noi nei confronti di chi aveva vinto il congresso e noi abbiamo avuto spesso una linea politica difficile da comprendere. Perché da un lato c'era il partito e il governo che andavano in una direzione, il partito con i suoi organi legittimi, la direzione, l'assemblea, il governo che si comportava di conseguenza e l'opposizione più ficcante nei confronti dei governi a guida del PD, dispiace dirlo, era spesso portata avanti da esponenti del PD. Quindi, bene che si faccia il congresso, bene che scegliamo una linea politica che vinca e una che perda, però bisogna anche poi avere l'umiltà e l'onestà intellettuale di mettersi a disposizione di chi ha vinto e fare in modo che quella linea politica proceda, perché altrimenti io credo non ne verremo mai fuori. Registro peraltro che nella Lega o nel Movimento 5 Stelle non si muove foglia contro le determinazioni dei leader di quei partiti, che hanno quindi una linea politica molto chiara, molto netta, che si può approvare o meno, ma che non hanno da gestire, diciamo, la muina, come si dice a Napoli, interna che viviamo sempre noi. Forse è un po' il destino della sinistra, questo qui, però è un destino che rende la nostra strada molto più complicata, diciamocelo chiaramente, e quindi bisognerà innanzitutto mettere mano, prima ancora che alle linee politiche, al contratto sociale che ci tiene insieme, al patto che ci lega e che fa di noi una comunità, perché altrimenti, ripeto, nessun problema potrà essere risolto con nessun congresso. Detto questo, Brexit, una notizia di cui in Italia non si è parlato molto, ma che secondo me è molto importante, sono le dimissioni di David Davis, che è il ministro per la Brexit, quindi la persona incaricata di seguire le negoziazioni con l'Unione Europea per l'uscita, appunto dall'Unione, della Gran Bretagna, del Regno Unito. Un processo molto complicato che io definisco la prima mossa fortemente protezionistica che abbiamo visto in campo e che ha riguardato l'opinione pubblica, diciamo, mondiale nella sua evidenza. Il protezionismo erano anni che si faceva avanti, si calcola che ci siano state prese circa 8.000 misure protezionistiche dai paesi del G20, negli ultimi anni. Ma Brexit è stato chiaramente un messaggio di protezionismo dei propri confini rispetto alle migrazioni, certamente, ma anche di protezionismo rispetto al commercio, rispetto alle merci britanniche. Una cosa che ha naturalmente creato problemi, perché, come dire, portare un problema come l'uscita dall'Unione Europea, ricordo che il Regno Unito faceva parte dell'Unione dal 1973, risolvere una questione così complessa con un sì o con un no. In realtà non poteva che creare disastri, lo dico anche al nostro ministro della democrazia diretta, Fraccaro. Spesso le questioni sono così complicate che risolverle con un sì o con un no è impossibile. Ed era impossibile risolvere in particolare questa dell'appartenenza del Regno Unito a Brexit. Segnalo che dal momento in cui la Brexit è stata votata dal popolo britannico a maggioranza piuttosto stretta, i dati economici della Gran Bretagna sono precipitati, la sterlina si è indebolita, i dati sulla crescita sono diventati fanalino d'Europa, addirittura dietro l'Italia, in un certo senso, che ha difficoltà a crescere per i mille motivi che conosciamo. Diciamo, la crescita britannica è praticamente piatta. C'è stata una grande preoccupazione, c'è stata a un certo punto una lettera di tutti i produttori automobilistici giapponesi che fanno auto in Europa e le fanno assemblando pezzi, componentistica che è fatta nei vari paesi ed è chiaro che con l'uscita della Gran Bretagna dal mercato comune, sarebbe, quindi dal mercato unico, questo avrebbe causato un aumento dei prezzi perché l'imposizione di dazi o di tariffe nel passaggio di questi componenti tra un paese e l'altro avrebbe poi causato un aumento del prezzo del prodotto finale. Questa è una lettera che era stata scritta già qualche tempo fa dai produttori giapponesi, in particolare di automobili, ma più recentemente anche altre imprese importanti, come per esempio Airbus, il consorzio europeo che fa gli aeroplani, un consorzio franco-britannico, il principale concorrente di Boeing,
aveva sollevato dei problemi, anche proprio negli ultimi giorni la Jaguar, la macchina con la quale la regina va in giro, che aveva messo, diciamo, a rischio la bellezza di 80 miliardi di investimenti e 40.000 posti di lavoro, 200.000 con tutto l'indotto. Che cosa succede? Che in questa decisione su che cosa fare, perché ci si è resi conto che uscire immediatamente e in modo netto con quella che si chiama una hard Brexit, quindi con un'uscita dura, questo avrebbe causato notevoli problemi all'economia britannica, e adesso il primo ministro May sta cercando una soluzione, quindi ha portato tutto il governo nella sua casa di campagna, Chequers Court, e hanno approvato un documento un pochino più morbido che dice che probabilmente la Gran Bretagna dovrebbe restare in una sorta di unione doganale o qualcosa che le assomigli molto, con delle semplificazioni anche per il movimento delle persone. Ora, poiché quelli che hanno votato la Brexit e l'hanno voluta fortemente vogliono in realtà riavere il controllo delle frontiere e riavere il controllo delle proprie leggi, quindi non essere nemmeno soggetti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, questo sta causando disagio e difficoltà anche all'interno del governo. Così a Chequers Court si è deciso appunto una soluzione un po' più morbida, ma gli hard Brexiters, cioè quelli che vogliono uscire nel modo più netto possibile, sono ovviamente in fibrillazione, e le dimissioni di David Davis, che era un po' il personaggio, come dire, eponimo della Brexit, sono un segnale molto serio. Tra l'altro ho appena visto sui giornali britannici che il Chief of Staff, quindi il capo di gabinetto di May, ha convocato i parlamentari laburisti per discutere di questa nuova bozza, proprio perché probabilmente senza i voti dei laburisti la bozza non passerebbe alla Camera dei Comuni, nonostante la maggioranza che hanno, come sapete, i conservatori. Quindi io penso, dal nostro punto di vista, che questo gran casotto che si sta creando nel Regno Unito dovrebbe darci l'idea di quanto sia difficile uscire dall'Unione Europea, di quanto questo comporti dei problemi anche economici, anche in termini di crescita, per qualsiasi paese lo volesse fare. Credo che questo dovrebbe essere un segnale di prudenza anche per i tanti antieuropeisti che esistono in Italia, a partire da alcuni autorevoli membri del governo. Provare ad uscire dall'Unione Europea è negativo, è un fatto che fa male ai paesi che ci pensano, e abbiamo un esempio reale nella Gran Bretagna, un paese che ha deciso di uscire e che si sta dibattendo in dei problemi enormi. Tra l'altro, come sapete, la Brexit dovrà avere effetto nel 2019, e quindi se non ci sarà un accordo sarà un'uscita completamente non guidata, che potrebbe davvero causare un grave isolamento da parte della Gran Bretagna, delle sue merci, delle sue persone e anche della sua economia in senso ampio. Per esempio, c'è tutto il comparto della banca e della finanza, che sapete ha in Londra una capitale europea, che è molto timoroso della perdita di posti di lavoro, del fatto che molte banche potrebbero spostarsi in Francia, in Germania. Sapete che la Gran Bretagna ha già perso EBA, l'autorità appunto che si occupa di banche per l'Europa, che si è spostata a Parigi, ha perso EMA, la famosa vicenda che ha portato EMA per il momento ad Amsterdam. Quindi un vero e proprio disastro, diciamocelo chiaramente, tant'è che le voci contro la Brexit si fanno sempre più forti anche nel partito laburista. Momentum, che è l'organizzazione giovanile che ha sostenuto l'ascesa di Jeremy Corbyn, sta molto insistendo con Corbyn perché si faccia un passo indietro. Però, ripeto, abbiamo il privilegio di vedere dal vivo che cosa succede se si decide di uscire dall'Europa, l'abbiamo sotto gli occhi perché sta succedendo dal vivo in Gran Bretagna. Questo dovrebbe, ripeto, consigliare a tutti gli antieuropeisti di casa nostra di abbassare la cresta e, come dire, mettere nel cassetto questa che sarebbe un'idea assolutamente sciagurata. Nel frattempo non è che l'Europa non abbia i suoi problemi, noi poi ci mettiamo del nostro, perché andiamo a fare le alleanze con i nostri governanti, con i nostri principali avversari. Sapete che il ministro degli interni Salvini fa il filo alle forze sovraniste ungheresi, polacche, ceche, slovacche, ma anche austriache, e ovviamente tiene il filo con Seehofer, che è il ministro degli interni cristiano bavarese, cristiano sociale, che sta mettendo in difficoltà Angela Merkel. Dai giornali di oggi si legge dell'idea di Kurz e di Seehofer, quindi di Austria e Germania, di fare un patto anti-italiano, quindi di chiudere le frontiere meridionali austriache e quindi
isolare in un certo senso l'Italia anche dal punto di vista delle frontiere nord. È un'idea naturalmente gravissima, che significherebbe anche la chiusura di Schengen in qualche modo, e che indica che l'Italia rischia davvero, se non riapre i contatti con tutti i paesi europei e particolarmente con i paesi che ci sono tradizionalmente amici, rischiamo di finire isolati da un lato perché siamo circondati dal mare, ma anche dal lato alpino potremmo trovarci da soli a far fronte a questo flusso migratorio così importante. Una politica, io penso, suicida, in un certo senso una politica autolesionistica quantomeno. E domani, appunto, dato che il ministro Moavero Milanesi dovrebbe essere in Commissione europea, sentiremo che cosa avrà da dirci. Un ultimo argomento che voglio toccare prima di chiudere, scusandomi sempre per gli inghippi che abbiamo avuto all'inizio di questa diretta, è questo servizio che è uscito su Repubblica di oggi, della proposta di Alberto Brambilla, un esperto della Lega in tema di pensioni. Sapete che il Movimento 5 Stelle sta pensando a una sorta di prelievo sulle quelle che chiamano pensioni d'oro, quindi pensioni sopra i 5.000 euro o sopra i 4.000 euro. Dice Brambilla della Lega, ma non è questa la soluzione ideale, perché con questo prelievo andremo a coprire forse 100 o 200 milioni a seconda delle soglie che andiamo a toccare. Lui dice molto meglio un contributo di solidarietà che tocchi tutte le pensioni. Tocchi tutte le pensioni, perché in questo modo recuperiamo forse fino a 2 miliardi. Quindi l'idea che ha la Lega è di andare a toccare tutte le pensioni, ripeto, probabilmente tranne le pensioni sociali o le minime, ma veramente sarebbero casi eccezionali, di andare a colpire tutti i pensionati per poter creare una sorta di tesoretto che servirebbe a finanziare alcuni provvedimenti. Io lo segnalo perché, a parte il fatto che anche qui si vede una differenza di impostazione tra Lega e 5 Stelle, una delle tantissime, ma certo il tema di come finanziare la lista dei regali che è stata mandata a Babbo Natale prima delle elezioni si pone. Ci sono differenze, poi sappiamo che il ministro Tria ha spiegato molto bene che secondo lui il deficit non va aumentato, quindi dovremmo capire come si trovano le risorse per fare la flat tax, per abrogare la legge Fornero, per fare il reddito di cittadinanza. Questo non è ancora chiaro, ma evidentemente ci dà un appuntamento al mese di settembre, quando bisognerà cominciare a vedere di che cosa si tratta in termini a cosa stanno pensando in termini di manovra economica. Ma è chiaro che se il buongiorno si vede dal mattino ci saranno molti problemi e molte discussioni anche all'interno della maggioranza, e la mia previsione è che le cose che sono state promesse sicuramente non si riuscirà a farle, e anzi probabilmente, come in questo caso, nel caso appunto dell'idea di questo Brambilla, si andranno a colpire anche non soltanto chi prende 5.000 euro di pensione, ma anche magari chi ne prende 1.200, perché, ripeto, è una manovra che si pensa di indirizzare verso tutte le pensioni, salvo appunto le minime, le pensioni sociali, salvo casi eccezionali. Quindi staremo a osservare che cosa succede, io continuerò a tenervi informati. Nel frattempo, prima di chiudere, vi ricordo ancora una volta di condividere questo video, e che poi troverete sul sito ivanscalfarotto.it, su YouTube, sulla pagina Facebook. Come ho ancora detto, probabilmente domani non ci vedremo per ragioni legate all'attività parlamentare, ma l'appuntamento è sicuramente al più tardi, se proprio domani non dovessi riuscire, mercoledì. Vi ringrazio sempre per l'attenzione, vi saluto e a presto. Ciao!